Il problema della Juventus è un problema che noi abbiamo sempre non capito, siamo sempre rimasti sulla superficie, tutti noi, ho l'impressione, perché il vero dramma della Juventus non è stata la punizione, non è stata tanto la punizione di Calciopoli, ma è stato proprio il fatto che, alla squadra è stato proibito per un buon numero di anni anche il futuro. Perché se tu uccidi una squadra, come è stata praticamente uccisa la Juventus, 8 giocatori, non ci scordiamo che gli 8 più grandi giocatori il giorno dopo se ne sono andati, da Ibrahimovic di là. Poi un'altra decina di giocatori, da Nedved, da Camoranesi e poi non mi ricordo i nomi, un'altra decina di giocatori di quella che era allora una fra le più forti squadre al mondo, certamente in Italia la più forte, si sono spenti col tempo. Cioè hanno portato a conclusione le loro carriere. Il risultato è che tu hai avuto una squadra proprio finita, azzerata. Questo ha impedito non solo un presente, ma ha impedito anche un futuro prossimo. Cioè la Juve adesso non sta partecipando a campionati di cui almeno uno lo avrebbe vinto in tempi normali. Su 5-6 campionati la Juve ne vinceva più di uno. Cioè, per questo mi è sembrato sempre molto dura la punizione che è stata data da Juventus, perché gli sono stati tolti non solo 2 campionati, ma gli è stato tolto anche il futuro. Gli sono stati tolti anche gli scudetti futuri, quelli degli anni successivi. Questo è il problema della Juve, che non può ricostituirsi se non a prezzo di grandissimi sacrifici economici. Abramovic, per costruire il Chelsea, ha impiegato 800 milioni di lire e in 2 anni l'ha fatto, cioè 800 milioni di euro. E in 2 anni l'ha fatto. Questo è il prezzo, ma ci vuole Abramovic, non c'è nessun altro. E anche Abramovic se l'era messi sul deficit, se l'aveva messi sul conto del Chelsea, non li aveva regalati. E adesso che vuoi fare? È vero che all'epoca di Giraud e Moggi la squadra si rifinanziava, prevedibilmente a grandi linee è vero, ma allora aveva i campioni. Tu davi via Zidane e compravi Buffon, Thuram e non mi ricordo chi, un altro giocatore, ne presero 3. E adesso chi dai via? Adesso chi dai via? Pepe? Come fai a fare l'autofinanziamento? Non puoi che acquistare e rifondare. È tutta storia diversa rispetto a rafforzare. Perché se puoi rifondare devi andare a prendere i migliori e pagarli di più degli altri, perché se no non li prendi. È veramente una situazione pesante, francamente molto più pesante di quello che la Juve meritasse proprio ai tempi, perché noi non abbiamo capito. Io, se ti ricordi qualcosa, ti avevo accennato di sicurare che non c'era più la stessa Juve, però è stata veramente punita tanto, mentre da Fiorentino al Milan insomma, hanno perso dei soldi, ma non è stata sventrata la squadra. Cioè, l'anno dopo è potuta ripartire. E la Juventus ci vorranno altri 5-6 anni.